Prindì è venuta meno ai suoi doveri, colpevole di infedeltà verso la legge delle onde, poiché ama tanto gli uomini e si mostra tanto curiosa dei loro affari. Prindì andrà a vivere tra gli uomini, assumerà le sembianze di una donna per un certo periodo, il tempo di imparare a conoscere gli uomini, le loro abitudini, i loro modi di vivere, le città, i piaceri, le promesse. Dopo un lungo soggiorno in mezzo a loro, noi confidiamo che, prinsa vita, tornata a nobili sentimenti marittimi, Rintì possa riprendere il suo posto tra noi, in mezzo alle sue sorelle. La sua esperienza non sarà stata vana, così noi ci auguriamo, noi, Nettuno, dio dei mari, e ordiniamo il suo allontanamento, che lo spettacolo degli umani, della loro crudeltà, della loro insolenza, che la loro greve sporca, ingombrante agitazione, ti possa insegnare l'orrore della loro vita, di tutto quello che si trama nelle loro città, le loro invenzioni, le loro anime. Allora tornerai da noi, cara Printil, e noi saremo felici di rivederti, e tu rallegrerai per sempre la nostra opalescente dimora e le nostre ore.